e benvenuto su Usa la Testa Podcast. Sono Marco Venturi e dalla passione per la mente ho creato un'attività e una comunità con migliaia di iscritti. Condivido idee, mappe mentali e risorse online per essere ed ottenere di più. E qui voglio raccontarti le mie esperienze. Emulazione. Come sfuggire ai modelli sbagliati. Tutti noi impariamo inizialmente per emulazione, imitando prima i genitori, poi i compagni o gli insegnanti ed infine i nostri beniamini, delineiamo il nostro stile di vita. E se gli esempi fossero sbagliati? Sentirci adeguati, far parte di gruppi pregiati, essere apprezzati e riveriti da tante persone è ciò che tutti vorrebbero. Cosa comporta questa dipendenza sociale, come è sfruttata e quanto ti costa mantenerla? Iniziamo da una storia reale. A fine anni 80, per un certo periodo, vendevo porta a porta i 15 libri per bambini e da loro ho imparato l'efficacia dell'emulazione. Ad esempio, in un piccolo quartiere, se si riusciva a vendere la collana dei libri a qualcuno conosciuto, come un insegnante o un dottore, la vendita dei libri ad altri vicini era subito nettamente più semplice. Le persone, avendo stima e rispetto del vicino facoltoso che aveva già acquistato, si fidavano e acquistavano di conseguenza. Bastava questo per toglier loro qualsiasi dubbio o resistenza sull'acquisto dei libri. Allora era percepita la differenza culturale tra il semplice operaio ed un avvocato, una distanza nota a tutti per studio, impegno, costanza, attitudini personali. Costui, avendo dimostrato capacità e professionalità, era rispettato, ammirato o invidiato addirittura, qualità che nella morale comune erano indispensabili per coprire tale ruolo. Certamente ognuno sognava il meglio per i propri desideri, si impegnava a fondo, ma aveva ben chiara una cosa: sapeva chi era, aveva valori, dava esempi e regole ai figli e contribuiva a creare un futuro e una società nettamente migliore. I programmi televisivi e la pubblicità erano in misura con i tempi, piacevoli, leggeri, interessanti, distraevano con etica ma rispetto. Poi negli anni 80 arriva lei, Paris Hilton. Chiaramente è solo un esempio, ma calza a pennello. Paris Hilton è l'ignota figlia di Conrad Hilton, il magnate degli hotel sparsi in giro per il mondo. Criticata da tutti per essersi ripresa con un boyfriend in un video hard che finisce online. All'inizio è scandaloso, tutti ne parlano e puntano il dito con disprezzo. Poi magicamente i media sfruttano la cosa dandole visibilità in vari show, eventi, pubblicità, anche italiane. E da allora Paris Hilton diventa cantante, personaggio televisivo di vari talk show, firma vestiari di moda, crea gioielli, profumi. Diventa famosissima e guadagna cifre da capogiro e tuttora conduce uno show popolarissimo negli USA dove le concorrenti donne gareggiano agguerrite tra loro per stare con lei e imparare il bon ton. Nasce così un nuovo modello da imitare. Da cosa? Da un video porno girato in casa, anzi in un hotel di suo padre. È passato del tempo da allora, ma una cosa è chiara: è cambiato tutto, direbbe Bucci. Facciamo qualche altro esempio. Ti ricordi di Monica Lewinsky? Con il Sergei si vocifera, si è servita a scatenare la guerra del Kosovo e lo zoo di Belgrado ha polemicamente intitolato una galleria esattamente a lei. Ora è una psicologa, scrive libri, vende parecchio e partecipa a convegni autolocati. Un altro esempio della qualità intrinseca di alcuni partecipanti al Grande Fratello o dell'Isola dei Famosi, direi di sorvolare, così come le vicende sul povero Fabrizio Corona, che ha addirittura rischiato il linciaggio. Ma poi ha firmato abiti, ha fatto l'ospite di punta a pagamento in vari programmi televisivi anche fino a poco fa, ora è agli arresti domiciliari. Quindi il messaggio di oggi è questo: non importa chi sei, cosa sai fare o come ci arrivi, quello che importa è primeggiare. Giovani senza nessuna attitudine diventano influencer pagatissimi. Youtuber con milioni di seguaci insegnano a giocare ai videogiochi.
Le ragazze iniziano a ritoccarsi già dai 15-17 anni. Programmi televisivi dove risse e lacrime si sprecano per fare audience. Tutti quanti sui social a condividere le nostre foto ritoccate, e questo compreso anche gli anziani. Oppure massaie da 1,50 m di statura che girano in centro con dei SUV giganteschi, smartphone da 3.000 euro. Sapevi che durante questo lungo periodo di epidemia, quindi di quarantena, i principali acquisti su Amazon riguardano la cosmesi e le creme al Botox? Ok, tutti in competizione con un solo grido: se loro possono, io posso. Non c'è giusto o sbagliato, con o senza abilità, il potere oggi è nel sapersi mostrare. Ciò a cui risponde l'invidia: se lo hai tu, lo voglio anch'io. Oggi, ammirando ed emulando questi falsi miti tanto pubblicizzati, crediamo di diventare felici come loro. Siamo degli illusi. Così purtroppo non funziona, non nel lungo periodo, perché in questo modo l'infelicità globale aumenta e la depressione ha come unica causa l'inadeguatezza, il non sentirci e non essere come gli altri. Questo è l'esempio che noi di mezza età diamo ai figli, rendendoli sempre più deboli e spaventati. A questo punto il commerciante dice: ottimo, altri clienti in arrivo. Basterà pubblicizzare un prodotto come unico ed esclusivo, solo per pochi. Diamo l'idea che con questo oggetto l'acquirente sarà protagonista ed importante per la società, che si senta elevato e distinto dalla massa, diventerà un modello e il prezzo altissimo attirerà curiosità ai clienti, invidi e critiche creeranno interesse. Basterà farne pubblicità. Tutti possiamo far credere a tutti che la felicità è avere e mostrare ciò che comprano da noi. A tutti gli altri daremo gossip, politica corrotta, notizie e programmi scadenti per tenerli nel sonno, impedendogli di intravedere un sistema che rende milionari noi. Con pubblicità serrate mineremo la loro autostima e ben presto verranno a noi, contenti e inseriti. Sto forse un po' esagerando? Può darsi. Ma questo è lo specchio della nostra società, dove vali solo se primeggi, non importa in cosa. Non temere, siamo tutti dentro questa ruota del criceto. Volevo solo rendere chiaro come il consumismo stia agendo con il nostro consenso, perché solo così puoi notare quanto va a discapito della tua felicità. La felicità non è avere di più, ma essere di più. Per aumentare il tuo benessere occorre smettere di seguire gli altri e riflettere su cosa serve te. Le abitudini che ci impone il mondo odierno sono contrarie alla nostra natura ed è sulle nostre debolezze che lavorano in incognito per venderci la loro realtà. Prima lo capiremo, meno denaro e tempo sprecheremo. Ti ricordo che questa puntata è una mappa mentale, un promemoria, e ti lascio con una frase che da tempo mi piace tantissimo, che è di Sergio Bambaren: spendiamo soldi che non abbiamo ancora guadagnato, per acquistare cose che non ci servono, per piacere a persone che non ci piacciono. Questi contenuti sono totalmente gratuiti. Se li ritieni interessanti, iscriviti al canale e lascia un bel 5 stelle su iTunes oppure su Spotify. E se vorrai condividerli sui tuoi canali, io ti ringrazio già da adesso. Per approfondire, segui il link in dotazione qui sotto oppure vai su www.latomappa.com ed iscriviti ad uno dei miei corsi gratuiti. A presto, ciao!